Sempre più in alto. Sono io che finisco sempre più in basso con sti giochi. Ah, strano. Non ho detto neanche una parola. Vabbè, tanto sti livelli qua in realtà sono easy. Alla fine non devi fare niente se non... Per fare un grande salto, e grazie, lo so. Sto livello qua è semplice alla fine. Se non ci perdiamo troppo a girare in punti. Bello però l'effetto della luce. Se non ci perdiamo troppo facciamo la speedrun di Carl. Stavo giusto dicendo, se non ci perdiamo troppo. Non c'è proprio niente da fare poi in sto livello, nel senso, non è che devi dire devi evitare le piante lì spinose o altro. Vediamo. Ecco qua, facile. Non è neanche sta grande difficoltà. Forza, Russell, non ti perdere. Porcati di rusta bastonata qua, maledetto bambino stupido. Dovevi venire dietro a me, che dovevamo fare il... Carl, cosa fai? Sto salto assieme? No, lui deve rimanere indietro. Perché è furbo? Russell è un bambino intelligente, ricordiamolo. Maledetto. Le bastonate qua, senza neanche le palline da tennis, poi. Forza, salta. Mamma mia. Allora, in realtà sai che forse potevamo farlo sto salto tranquillamente. Potevamo farlo facile facile. Arrivavamo comunque qua. Chissà se c'è. Sicuramente c'è, perché parliamoci chiaro. Esiste una speedrun di qualsiasi cosa. Esisterà una speedrun di questo gioco. E l'altra domanda è, chissà di quanti minuti è la speedrun? Perché se eviti di prenderti tutti gli oggetti alla fine, sto gioco, secondo me, una mezz'oretta, 48 minuti, secondo me ce la fai. Ho buttato proprio un tempo a casissimo, secondo me. Se conosci bene, ovviamente, gli speedrunner, per fare le speedrun devono conoscere uno bene il gioco, averlo giocato abbastanza da poter dire, ok, se faccio qua, 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 qua e saltare tutti i pezzi, magari qualche glitch, magari, sai, passi da un punto all'altro. Alla fine, lo speedrunner è uno che ha giocato molte volte la stessa zona e ha studiato bene dove saltare quando e dove fare che cosa. Niente più, niente meno. Per esempio qua, uno speedrunner, te, arriva direttamente qui, evitando magari di bloccarsi. Ecco qua. Già solo quello ti fa perdere tot secondi, tot frame. Anche solo questa caduta, ci deve essere tipo un modo esatto per evitare che il personaggio resti troppo fermo a te. Dai, Russell. L'unico vero problema è l'intelligenza artificiale, veramente. La stupidità di Russell, Dio mio, è contagiosa. È veramente contagiosa. Dai, 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 dai. Forza. Forza, forza, forza che... Porca puttana, Russell, muoviti! Stupido bambino, stupido. Dai. Che cacchio. Devi far venire l'infarto al vecchio prima ancora del suo tempo. Sto povero uomo deve ancora arrivare a vedere queste maledettissime cascate per bene. E tu lo devi far venire un cacchio di crepacuore. Andata. L'abbiamo fatto appena in tempo. Quel vento rende tutto più difficile. No, lui rende tutto difficile. Sto bambino rende tutto difficile. Maledetto. Tempo, yes! Abbiamo superato il record di alla fine 10 secondi, 11, yes! Alla mia!